Carolina di Interflora, oggi siamo a un open day che vi vede tra l'altro accoppiate a un'azienda perché per valori, parliamo di sostenibilità e di naturalità soprattutto, Interflora e Freshly sono diciamo strette parenti. Ma il tema è, i fiori comunicano? Allora, i fiori comunicano assolutamente e abbiamo proprio da quest'anno iniziato a voler incentivare la comunicazione attraverso il fiore con il nostro claim che è I Flower You, che sostituisce un po' l'I Love You ma con il nostro fiore, e quindi proprio per esprimere qualsiasi emozione dal ti penso, dal ti adoro, dal ti mi manchi, con una sola parola, I Flower You, quindi con un fiore che può essere qualsiasi, nel senso che è un po' quello che rispecchia poi le tue emozioni, puoi comunicare quello che senti a una persona insomma speciale per te o a te cara. Quindi tra l'altro hai proprio dietro di te una pianta che rappresenta in pieno quello che ci stai dicendo per il discorso dell'LGBT. Abbiamo scelto poi per la collezione LGBT le nostre Sansevierie colorate, che comunicano un po' anche essendo colorate. Hanno vari colori, hanno l'arancione, hanno il rosso, c'è la Sansevieria rossa, c'è la Sansevieria blu, c'è la Sansevieria gialla, un po' i colori dell'arcobaleno, quindi abbiamo scelto proprio di inserirli nella collezione LGBT che partirà a giugno, queste Sansevierie che sono il simbolo poi del colore della bandiera arcobaleno insomma. E come si comunica la capacità di comunicare dei fiori? Insomma, Interflora, come comunica? Siete molto attivi nei social network, quindi influencer ma non solo. Esatto, influencer ma non solo, per noi è importante anche essere attivi non solo sui social, comunque sui canali come Instagram, Facebook che curo personalmente, però è importante anche per noi allargarci insomma un pubblico anche di radio e di TV, con le nostre campagne fatte anche appositamente per comunicare il potere dei fiori, quindi abbiamo questo nostro claim che si ripete molto spesso con il nostro I Flower You, e quindi veramente cerchiamo di comunicarlo a 360 gradi un po' da un annetto a questa parte, cerchiamo proprio di comunicarlo sempre di più perché il potere dei fiori secondo me è molto speciale. Parliamo di partner di comunicazione, da chi vi fate insomma supportare? Abbiamo la nostra agenzia appunto Yupidea che ci sostiene in ogni campagna, come anche poi quest'oggi ci sta sostenendo per questo evento che ci ha aiutato insomma ad organizzare e poi noi ad allestire con i nostri fiori e le nostre piante, ma loro ecco è un supporto comunque molto, molto importante per noi perché essendo avendo iniziato un po' da un annetto a voler incentivare questa comunicazione, loro che sono delle vere professioniste ci aiutano veramente tanto in tutto questo e me soprattutto nell'organizzazione. Una curiosità, in questo evento aiutate ognuno a farsi il proprio mazzo, a farsi il proprio bouquet, ma come si scelgono i fiori? Allora, i fiori si scelgono un po' per rispecchia un po' la nostra personalità, secondo me. Si scelgono un po' per quello che ci piace di più, per il nostro colore preferito, o anche perché magari alcuni colori possono anche trasmettere qualche cosa. Quindi sappiamo il rosso passione, il verde la speranza, il bianco purezza, quindi comunque anche un po' in relazione ai loro significati, ma principalmente un po' quello che noi ci sembra che rispecchi insomma il fiore, la nostra personalità. A livello di business, quali sono i prossimi obiettivi di Interflora? Sicuramente noi stiamo facendo un grandissimo lavoro sulla comunicazione e sul fatto di voler incentivare, io mi occupo poi personalmente di social media e partnership, quindi di voler anche affiancarci ad altri brand che possano condividere i nostri valori e quindi cercare di ampliarci anche ai giovani e cercare di far capire che mandare un fiore anche per non solo magari in occasione speciale come la festa della mamma, ma anche solo per un compleanno o solo per dire ti voglio bene, è molto importante, e Interflora c'è in questi momenti.